È la storia di un ragazzo di 46 anni che senza preavviso bruscamente si ferma, per sempre. Era una bella persona, Miguel Ángel Falasca, argentino di nascita ma naturalizzato spagnolo, campione di volley prima da giocatore e poi da tecnico, sicuro, curioso, deciso e dai modi gentili. Da regista con la nazionale spagnola, allenata dal nostro Andrea Anastasi, aveva conquistato il titolo europeo. Un grande uomo, no? Persona sincera, onesta, intellettualmente, moralmente. Una persona di un'intelligenza sopraffina che ti insegnava sempre qualcosa. Quando era giocatore mi ha insegnato tanto e non è un caso che è diventato un bravissimo allenatore. Una persona speciale, ti ho detto, questa è una persona speciale. L'ultimo saluto nel suo Palacandi, il palazzetto dove ha allenato il Saugella Monza femminile che ha guidato la conquista della Challenge Cup. Le lacrime della presidentessa del vero volley, Alessandra Marzari. La faremo, un progetto in cui abbiamo già creduto nei mesi precedenti a cui lui aveva lavorato. La scuola si chiamerà Miguel Ángel Falasca, scuola di allenatori. E della capitana della sua Monza, Serena Ortolani. Bravo, una persona di cuore rare da incontrare. Prendeva per il braccio e mi diceva: Serena, tu sei pazza, devi fare la pazza. E di lì avevo anche, mi sbloccava e bastava veramente poco. Però lui ha capito di cosa avevo bisogno, magari anche solo di un sorriso. Ricordi moltissimi, fotogrammi di una breve vita che passano velocemente prima della partenza definitiva verso la sua Malaga. I bei ricordi rendono immortali. Ciao Miguel.